Troppo gentili. Quante uova stupende, colorate, vivaci. Se non fosse però che non posso mangiare il cioccolato, se no mi vengono i brufoli. Perciò voi ve ne andate via da casa mia. E non vi voglio rivedere mai più. E questa che cos'è? È gigante. Bella. Speriamo che almeno qui non ci sia il cioccolato. Speriamo che anche qui non ci sia della cioccolata, se no anche te. Adios. Che cos'è questo? Uno scherzo? Delle papere. E delle uova di cioccolato! Non è possibile! Ma perché dappertutto si deve essere cioccolato? Non possono essere uova vere, uova normali, sane! Bleh, che schifo! Non piove? Meno male. Oggi è Pasqua, quindi è davvero un meno male. Oh, delle uova di uccellino! Che carine! No, meglio se le lascio qui. Sennò poi la loro mamma si arrabbia e se la prende con me. Certo, l'uovo non è di cioccolata, però va bene lo stesso. Che bel ristorantino, tutto giallo, tutto molto chic. E devo dire che è arrivato il momento di assaggiare. Qua hanno pure scritto Yasmin. Beh, credo che sappiano chi sia qui Yasmin. Una delle più belle ragazze del mondo. Ok, assaggiamo. Ideona, oggi a pranzo, visto che è Pasqua, potrei anche non mangiare solamente uova. Potrei fare una faccina, sì, con insalata, olive e pane. Che bontà. Prendiamo le olive e iniziamo a farlo. Un occhio messo. Ora potrei mettere le orecchie così e voilà. Ma per il mio cagnolino non avete portato nulla? Forza, portate subito qualcosa a lui. Vedete, ha fame. Dei croccantini, qualcosa. Prego. Grazie. Che bontà. Fiocco, ma cosa stai facendo? Sto mangiando. Ma che modi sono? Mettiti a sedere al tuo posto. Ok, ci salgo più, scusami. Questo qui è davvero un buonissimo pranzo di Pasqua. Sembra una specie di scimmietta. Mi sono dimenticato un passaggio importantissimo. Il prosciutto come lingua. Ok, perfetto. È venuto una specie di scimmietta. Che carino. Mi sa che oggi per Pasqua mi divertirò. Sì. Oggi è Pasqua. Che crema posso mettermi per avere una pelle come un pulcino? Mettiamolo qui e guardiamo un po' che creme posso mettermi. Questa? No. Questa? Puzza. Questa qui? No, no. Però se non mi bastano potrei prendere queste. No. Allora a questo punto metto semplicemente un po' di maschera. Maschera scrub. Perfetto. Mi devo assolutamente muovere perché se no questa maschera poi non la posso più togliere perché devo uscire, perciò devo fare anche la piastra, perciò mi devo muovere. Però ora che ci penso, oggi devo essere abbastanza carina, sia perché è Pasqua, sia perché se passo per strada e trovo Giuseppe, beh ecco, faccio una brutta figura. Oggi però poi c'è anche il primo sole di primavera. Guardiamo un po' che cosa mi è rimasto di creme. Anche se non hanno le lenti, va benissimo. Mi sa che la crema è rimasta davvero poca. Ecco, infatti. Sto iniziando anche a puzzare. È un po' tutta sporca. Puzza. Devo lasciarla anche per domani, per dopodomani, per tutta l'estate. È già da 3 anni che ho questa crema e ancora non è del tutto finita. Ah, finalmente tolta la maschera e ora posso farmi una piastra decente per questi capelli da pazza. Ah, finalmente. È da tantissimo tempo che cercavo una piastra come questa. Come li fallisci, wow. Beh, una piastra degna di Yasmin Smith. Oggi poi posso anche farmi la piastra. La mia nuovissima piastra presa dalla spazzatura.
Se qualcuno ce l'ha buttata dentro significa che non funziona molto bene. Vabbè, fa lo stesso. A me va benissimo. Come si accende? Devo fare così? Ma questo si può utilizzare anche per mangiare, penso. Prendiamo questa ciocca. Devo stare così tutto il tempo? Ok. Ok, 10 minuti passati su questo ciuffo. Sono diventati viola! Cosa? What? Wow, quindi questa è una piastra super moderna. Ho capito perché l'hanno buttata. Non gli piaceva il viola. O forse me li sono bruciati. Ah, vabbè, sarà la piastra difettosa. Ma quindi ora non importerà nemmeno più andare dal parrucchiere. Anche se io non ci andavo mai. Però va bene. Perché ho questa piastra che me li fa viola. Me li fa bellissimi. Anche se sono un po' secchi e mi stanno sporcando tutta. E puzzano di bruciato, però va bene. Già, ora che ci penso, ci sono tanti giorni di Pasqua e quindi niente scuola. E potrei decidere dove andare per viaggio insieme al mio caro e bellissimo Giuseppe. Vediamo un po', qui potrei andare alla Cala di Concello oppure al Golfo della Biodola. Biodola, forse. Vabbè, troppo semplice, troppo complesso. Via. Potrei andare in Australia, dove ci sono tanti canguri, dove la vita è bella, almeno penso. Vabbè, intanto chiamo Giuseppe e gli dico di questa mia idea. Vediamo un po' se risponde. Chi è? Ah, Yasmin. Ah, ciao! Pronto? Ci sei? Giuseppe, sono Yasmin. Ah, sì, ciao Yasmin. Volevo dirti una cosa che penso ti piaccia. A te ti piacerebbe andare insieme a me in un posto, perché ora sto decidendo dove andare per vacanze di Pasqua. E allora ho pensato che tu volessi venire con me. Tranquillo, pago tutto io. Cibo, mangiare, viaggio, tutto. E quindi sono indecisa tra Australia, l'isola d'Elba, Deisa, Maldive. No, non posso, vado con i miei parenti a Napoli. Napoli? Ah, ma te sei Giuseppe? Pensavo fossi Francesco, ho sbagliato numero, mi spiace. No, no, io sono Giuseppe, non Francesco. Ciao, ciao, ciao. Yasmin. Ciao. Penso un po' te che lui deve andarsene a Napoli con tutta la sua famiglia. Preferisce la sua famiglia che me, cioè, ma cosa? Non ha senso sta cosa. Ok. Quindi ora devo decidere un viaggio da sola, insieme alla mia famiglia, però volevo ci fosse anche Giuseppe. Dove posso andare oggi per pranzare? Qui dentro no, è troppo buio, cupo, freddo. Potrei andare in ristorante, però non ho abbastanza soldi. Amici, non mi ha invitato nessuno. Sono tutti occupati ad andare a Miami e poi altri posti che non so come si chiamano. Ideona, potrei uscire qui fuori e fare un picnic. Chiudiamo. Ah, che freddo, sta per iniziare a piovere, mi devo muovere. Anzi, sta già piovendo. Vediamo un po'. Voilà. Freddo. Ho i brividi, oh, freddo. Fammi finire almeno di mangiare. Ah!